ragazzi, sono Zizia, nel video di oggi vi porto la mia prima partita nella nuova stagione insieme a Lucas, mentre eravamo tutte e due dalla stessa casa, io dalla mia postazione e lui da quella di Rospo. Detto questo, non vi spoilerò nulla, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di supportarmi usando il codice creatore ZNSG. Grazie a tutti quelli che lo fanno, ora vi lascio con il video e buona visione. Allora io tipo, cioè sinceramente andiamo qua. No, c'è troppa gente, c'è roba politica. Ok, comunque ragazzi, per tutti quelli che stanno guardando la live di Lucas, vi avviso che Lucas sta giocando con un 60 Hz. Quindi non vi preoccupate ragazzi, se Lucas non dovesse cariarmi oggi è perdonato. Comunque ragazzi, cioè ZNSG, cosa pensi? Mi cari comunque? Ma posso dire che questo tuo setup è più professionale di quello a casa tua? Ti giuro, più clean, guarda là, con la tastiera così, trust. Ci sta. A casa, coglionazzo, godo. Bravissimo. Meno male che sono io. Allora, non mi sa più friend droppando, ragazzi. Ma hanno sistemato Fortnite tra ieri e oggi. Ciao. Arrivo. Metto crack. Bravo. Bravissimo. Meno male che sei un fenomeno. Un giocatore d'altri tempi. Ok, ragazzi, vi faccio vedere i miei tasti per la prima volta. Ditemi dove devo andare. Dov'è? Porco. Comunque, Lucas, calcola che se tu stai cadendo da caduta e fai doppio salto su una struttura, non prendi danno da caduta. No, questa cosa non ha senso. Sei serio? Sono serio. Ma vogliamo provare quella cosa del danno da caduta? Io mi tuffo e poi mi riradimi, ok? Prova qua. Sì, infatti. Allora. Zen, lo devi centrare, devi proprio andare lì in quel muretto. Ok, vado. No. Centrato. Zen, tu i buchi. No, comunque non è fattibile. No, si può fare. Allora, se una persona è boxata, ok? Ok. E tu hai bisogno di un refresh a mid game, ti metti qua, dietro, e fai così. Perché aspetta? Dare. Oddio. Proviamo a metterlo in una macchina. Andiamo a pushare uno con questa cosa. Sì, però. Vai, facciamo una cosa. Mettiamolo in una macchina. Facciamo la benzina. Mettiamolo le ruote. Facciamo una cosa a modo. Vai. Proviamo. Io, ragazzi, ve lo dico. Se a season le custom saranno qualcosa di assurdo. Io vorrei investire qualcuno. Proviamo. Ma prova a entrare in una casa. Vediamo cosa succede. Ti dico. Cosa vuoi che succeda? Voglio vedere. Proprio così. È un po' troppo. No, è che è un po' troppo. Cioè. Fermi. Vi volevo parlare di The Sandbox. Ma Zen, che cos'è il metaverso di The Sandbox? Nel metaverso di The Sandbox sei tu a possedere i tuoi asset come NFT. Tramite lo strumento VoxEdit con i suoi pack 3D puoi creare persone, animali, armi. E tra l'altro The Sandbox è partner con più di 165 brand che vanno da Adidas, Atari, Binance, Snoop Dogg e tantissimi altri. E ovviamente, come proprietario dei tuoi NFT, potrai vendere le tue creazioni nel marketplace e manterrai il 100% dei tuoi guadagni. Insomma, puoi creare qualsiasi tipo di oggetto, l'unico limite è la tua immaginazione. E questa è la differenza principale da giochi come Minecraft, dove quello che possedete, quello che avete in gioco, è solo del gioco e non è vostro. Invece qua tutto quello che create, tutto quello che avete è vostro grazie appunto alla tecnologia NFT che sta rivoluzionando il mondo online. Questo è The Sandbox. Io ragazzi vi lascio qui sotto in descrizione nel primo link il link appunto di Sandbox. Andateci a giocare creando i vostri NFT e guadagnandoci sopra. Io vi saluto e ci vediamo in live perché giocherò a Sandbox insieme a voi in live. Oh, c'è gente lì! Dov'è? Quasi cercato, eh. Ok. Ok, sta arrivando. Morto? Come è morto? Mi trovo. L'altro è andato di là. Oh, porca madonna. Oh, scasca. Vedi, su. Dov'è? Qua. No, non ho detto nulla. Oh, ragazzi, non dite cose che non ho detto. Dov'è? Sotto. Bravissimo, meno male, ce l'abbiamo fatta. Come Zen, è gravissimo che tu abbia una kill, io 3. Allora, te devi sempre mettere i puntini sulle i? No, le virgole sulle o. Gli accenti sulle y. Guarda qua, il fight. Oh, ma questo da dove è apparso? Ha deciso di andarsene così. No, Zen. Aspetta un secondo. È successo un piccolo problema, aspetta, tu non hai capito cosa è successo. Ma sì, lo vedrai su TikTok. Cercato. Morto. Godo, un fenomeno. Arrivo, sparo! Mi sto rompendo il cazzo, Lucas! Bravo, hai padato? Bravissimo. Non mi pusheranno, vero? Non mi pushate, vero? Com'è il zero ping di Milano? Boh, ti dico. È come non averlo, però. Con Santa Erza adesso sì. Comunque, se non pusheranno, cosa faccio? Pad. E se non ce l'avessi? 25. Ma il mio? Porco il Cristiano Ronaldo. L'ho craccato il primo, vecchio. Non mi interessa. E io sono morto. Arrivo a te. Porca tre, mi sparano. Attenzione, colpo di scena. Andiamo, via. Oh! Oh, cos'è?
Oh, mi hai dato tutti i colpi, vecchio, sono morto. Dai, mi pushano. Vabbè, chilla, caccio io, fatti uccidere, bro. Che colpi. Che mate, signori. Cioè, quanti di voi vorrebbero mai come mate? Pezzo di merda, coglione di merda. No, no, non è vero. Sì, sì, dai, sì, no, è un coglione, è un coglione, te lo giuro che è un coglione questo. Cioè, io non posso lo dico mai, ma fidati che questo... Non posso arrivare? Sì, sì, puoi arrivare, ho pulito tutto. Ma fortino così alla ciccio? Sì. Hakuna Matata, ragazzi. Non lo dici così, Lucas? 30 white. Bello, il 30 white. Ha parato, dai, è morto. Vai, paro io. 30 white, 30 white. Non mi entrano i colpi, non so cosa dire. Ho lasciato lo zen a te, ti serviva più a te che a me. Oh, 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 popcorn che mi sparano. Non c'ho un'idea questo, ti giuro non c'ho un'idea. Ah, così, con la tecnica nuova proprio. Assolutamente. Ricarico la R, io sparo quelli che vengono in safe, ok, Lucas? O fightiamo questi? Ah, sono scesi. Easy. Ma quello che è il posto di andare in safe mi spara tutto bene. Ha parlato in aria, Lucas, quello in aria. Ok. Traccato. Mamma mia, signore, il ciruzzo. My name is Ciro Esposito. But everybody calls me Ciruzzo. Ci siamo. Non c'è nel cespuglio, non capisco dove sia. Oh, mi sparano dall'altra parte. Oh, no, siamo 2v1. Io ho uno di vita. Sta provando a salire, Luca. Spara, buttalo giù. Ti giuro che ci moriamo. Spara. Ok, ho aiutato un pochettino. Ok, meno male che c'è te che vai in safe. Io li sparo. L'ho craccato. Penso. Andiamo. Piccolate. Storia reale, raga. Vengo un attimo in camera tua. Nettamente, ragazzi, di un altro livello qua. Siamo forti. Troppo forti, ragazzi. Ok. Comunque con l'audio che c'hai tu, sai chi sembra, cioè con chi sto giocando? Con un bambino in pubblico. Mamma mia, ragazzi, fa solo paura a vedersi una roba del genere. Via. Oh, ho visto qualcosa, Lucas. Vieni qua, Lucas, vieni qua. Cosa succede? Se due macchine si sfidano. È arrivata la terza. Mamma mia. Sì, non morire. Non ho fatto nulla. Ok, dove? Ucciso, 20. Mamma mia, che duo. Hai 3000 punti in energia più io? Ragazzi, non sono come account. Scusate. Tranquillo, sono full mongrel. Sto scherzando, ragazzi. Mi sto curando. Vieni. Corri. Guarda, testa di cazzo. Se navicelle. Mi sto venendo contro il team. Mi sto bombando tutti, uno dopo l'altro. Ma sono troppo forte. Curo. Bravo. Mi carico l'internet, lo vedo. 3, 2, 1, gli sparo. Vamonos. Mi sta aiutando. Malissimo, molto grave come cosa. Mi curo. Roma qua. Bravo. Ma che dove? No, fermo, sono finito su Windows. No. Ho tutto. Per me. Ecco. Grazie, Smash, grazie mille. Ucciso. Oh mio Dio. È one shot. Mamma mia. Allora, sei vieni. Let's go. Faccia finta di nulla, che non ragazzi, hai sentito nulla, okay? Ma quanto stai andando, Ross? Allora. E sta fermo. Comunque, cioè, l'ho caricato, bravo, è lì che builda. Soltanto che, purtroppo, qui c'è un tasto in più, ok? E mi sbaglio di un tasto. Signori, boxed by Drago, col noscoop. Vieni, andiamo. Perché ti si sente così male, ragazzi? Perché purtroppo... Mamma mia, pure l'altro, così. Questi ci rimangono male, dicono, ma non era così forte. Scusa. Bella, tizio 20, sono troppo forte oggi, troppo forte. Cos'era sto urlo? L'hanno sverginato? Ciccio, Xuder e... Mi ha girato la visuale, ma non è che il crono sia attivo? L'ho craccato. Dove? Godo, let's go. Arrivo, ci sono io, dov'è l'altro? Ok, pushiamoli, non sanno sparare questi. Lucas, dove sei? No, le gole sulle O. Arrivo. Dov'è l'altro? Sì, tranquillo. E qua dov'è? Chill. Sono tutto sordito oggi. Lol. Sì. Ucciso. Meno male che c'è il ping di Milano che mi prende tutti i muri. Ma meno male. Ho visto. Aspetta che il do. Oh, c'è gente qua davanti. Luca, sono uno di vita io. Sì, ma io volevo di sì, fanculo. Questo vuole fare build fight con me. Ha vinto, ok, ha vinto. Ma l'audio non è così. Dove sei? Oh, dimmi. Come non averlo, però. Aspetta, sono sopra. Ci sei? Mi sto curando. Arrivo. Sto scendendo. Hai un pad? Hai volato giù il tipo. Ok, confermalo che ti serve la vita a te. L'altro lo cancello, l'ho tolto 40. Occhio. Bravissimo. Calcola che è uno di vita. Hai pesci, dammi pesci. Pesci. Ah! Ho
Oddio sì, oddio sì. Mamma mia. Che dura la vita da pro player. Gente da me. Sono... come no? L'ho craccato, l'ho craccato, l'ho craccato. Sì, sì, la skin nera, white, bianca, l'ho craccata. Supereroe, insomma, hai capito. Il camaleonte. Occhio, c'è l'albero che cade, magari faccio la kill. No. Godo, bravo. Ma ci sta arrivando un altro team, Lucas, te lo dico. Bravissimo. C'è un 2v2, Lucas, non morire, non morire, non morire. Non morire, non morire, non morire. Ma sono italiani? Bene, bene. E ragazzi, la seconda partita in arena finisce proprio così. Allora, posso portarne a casa uno? Oh, ti dico che se uno dei due fa una porcata, mamma mia. Meno male che c'è lui. Meno male, ragazzi, che c'è Lucas che terrorizza tutti i bambini. Ci siamo, guarda ci qua, siamo. Sono tranquillo. Guarda che la fanno a me la porcata. Ti aiuto, dico. Oh. Lui non si fida. Morti, no, non lo faccio. Non lo... No, oddio. Cosa succede qua? Cosa facciamo? Nettamente, ragazzi, di un altro livello qua. Ah, sì. Guarda qua, parto così, poi faccio così, poi salto. Mi aggrappo così, faccio il 90s. Faccio così, edito, salto. Espulsi per teaming. Let's go. No. Aspetta un secondo, ragazzi, voglio far vedere cosa mi è uscito come messaggio, perché questa roba qua è divertentissima, considerando il fatto che su Fortnite la metà della lobby è piena di cheater. Leggiamo un attimo questa frase, ragazzi. Sei stato espulso per teaming, ricordati di giocare realmente in Fortnite. E poi ci sono quelli con il Kronos Zen.